Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi 5 giocatori sottovalutati al fantacalcio. Che cosa vuol dire giocatore sottovalutato? Vuol dire che questi giocatori nella valutazione del fantallenatore medio hanno un valore più basso del loro valore reale. Sono nomi quindi su cui dobbiamo stare veramente molto attenti negli scambi. Se li abbiamo, attenzione, non commettiamo questo errore di sottovalutarli e quindi di far fare l'affare ai nostri avversari. Ma invece, se non li abbiamo noi, prendiamoli ora, proprio perché per il fantallenatore medio hanno una valutazione bassa rispetto al loro reale valore e quindi possiamo fare l'affare. Quindi sono nomi che potremmo prendere in uno scambio a prezzo di saldo. Prima di partire con il video, mi raccomando, supportate al meglio questo video con un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche. In descrizione trovi il link per abbonarti a questo canale e anche per registrarti gratuitamente a Fantalab, tool per l'asta perfetta che ti consiglio. E ricordo che le mie fasce costantemente aggiornate per questo mese di gennaio saranno a disposizione dei miei abbonati in formato Excel tramite Fantalab, oppure per tutti gli utenti premium di Fantalab. Ricordo che se ti registri con il mio link hai anche 5 euro di sconto sulla versione premium di Fantalab, che contiene anche il tool per l'asta perfetta che ti aiuta in maniera enorme per l'asta del fantacalcio. Detto questo, partiamo ragazzi, andiamo con ordine, per gradi, dalla difesa. Primo nome è Dossen del Cagliari, un nome che si sta facendo notare perché comunque ha prodotto bonus, ha fatto 2 gol e 2 assist. Un nome che però era partito malissimo e quindi sta venendo fuori alla lunga. Sicuramente la sua squadra non è il pezzo forte di questo giocatore, perché il Cagliari è una squadra che lotta per non retrocedere. Ovviamente questo lottare per non retrocedere può portare dei vantaggi e anche degli svantaggi. Come vantaggi c'è il fatto che comunque Cagliari deve darsi una svegliata, una mossa. Per provare a salvarsi deve vincere più partite possibili. E se vince il Cagliari vuol dire che Dossena può portarci un buon voto al fantacalcio. Il lato negativo è che navigando con una squadra di bassa classifica è destinata a perdere tante partite, quindi non potrà mai avere una media voto eccellente. E infatti per il momento la sua media voto non è eccezionale, ha garantito solo nel 53% delle partite un voto pari o superiore ad un semplice 6 in pagella. Quindi solo nel 53% delle partite ha portato a casa almeno la sufficienza. C'è da dire però, come avevo detto all'inizio, che è partito malissimo e si è ripreso strada facendo, sta venendo fuori alla lunga. Infatti nelle prime 7 partite di campionato aveva portato ben 5 insufficienze, quindi ha preso un po' di confidenza con la Serie A, si è ambientato e si è un po' anche ripreso. Sappiamo poi che comunque sui piazzati è un giocatore abile, forte fisicamente, è un vero e proprio fattore. Nome quindi che non deve essere però, facciamo attenzione, un titolarissimo della nostra rosa al fantacalcio. Non commettiamo magari adesso l'errore di sopravvalutarlo dopo questo video, che ce lo dobbiamo prendere a tutti i costi, perché è un nome che magari in uno scambio ce lo scambiamo per un semplice tappabuchi, ma lui semplice tappabuchi non è, un nome che possiamo mettere tranquillamente fisso in panchina perché il voto lo prende sempre, pericoloso sui piazzati e magari da schierare qualche volta quando il Cagliari ha quella partita che almeno sulla carta potrebbe provare a portarsela a casa, quindi potrebbe vincerla, punti per la salvezza e di conseguenza un voto positivo al fantacalcio per Dossena. Secondo noi andiamo già su un centrocampista e parliamo di Mario Pasalic, un giocatore che non è più titolare nell'Atalanta, che ha poco spazio, gioca poco, però nel suo piccolo riesce comunque ad essere una certezza. E questo essere certezza di Pasalic non è chiaro a tanti fantallenatori e forse non è nemmeno chiaro al suo allenatore Giampiero Gasperini. Un giocatore che viene descritto come ingestibile al fantacalcio. Ma se vi dicessi che invece è estremamente gestibile, perché è un nome che non deve essere titolarissimo, perché comunque parte sempre dalla panca, gioca raramente da titolare, quest'anno su 20 partite ne ha giocate solo 8 da titolare, un numero veramente ristretto. Nonostante il poco minutaggio è un nome che riesce a far bene, un nome facile da gestire perché non lo dobbiamo schierare sempre, è un nome da ruotare nel nostro centrocampo, un nome da mettere contro le squadre medio piccole perché è lì che ci dà il meglio. Pasalic raramente segna invece contro le big, quindi di conseguenza sostanzialmente, volendo ridurla al banale,
Contro la parte destra della classifica va messo sempre, contro la sinistra anche no, dipende dal tipo di avversario, dal tipo di partita e dal tipo magari anche di minutaggio a lui destinato. Aggiungo anche che se non avete problemi di voti, proviamolo a prendere, perché lo riusciamo a prendere in cambio di un semplice titolare. Terzo nome, parliamo di Nikola Vlahovic, di cui abbiamo già parlato in questo mese di gennaio, quindi non mi soffermerò nuovamente sui numeri, dicendovi che sono numeri che andrà sicuramente ad aumentare, per farla molto breve. Però c'è da dire che è un giocatore che è partito a rilento, non ha prodotto tantissimo, che in questo momento è molto sottovalutato. Vi farò anche un esempio di scambio con Vlahovic dentro, che sto vedendo tanto, sto vedendo spesso, e ce ne sono anche di più scenni di quello che vi andrò a presentare. Però sappiamo bene che il Toro ha finalmente trovato una quadra a livello offensivo, che è tornata a produrre a livello offensivo grazie al passaggio al 3-4-1-2, dove Vlahovic è il trequartista titolare di questa squadra. Un trequartista che fino ad ora non ha raccolto però tanti frutti. I frutti però, ragazzi, arriveranno, perché per tipologia di gioco qualcuno dovrà offrire i palloni all'attacco, e quel qualcuno può proprio essere lui da trequartista. C'è da dire poi al mantra validissimo Jolly, doppio ruolo, WT, che ci permette quindi di switchare anche tra un modulo e un altro, pedina quindi da non sottovalutare. Aggiungiamoci anche lo scambio che vi avevo detto, avevo promesso infatti di essere breve su questo nome perché ne avevamo in parte già parlato, recuperate i video vecchi nel caso non sapete di cosa sto parlando anche su Vlahovic, perché lo abbiamo approfondito in un altro video, quindi non voglio andare troppo lungo, che per il fantallenatore medio non è un giocatore incedibile, lo si cede facilmente agli scambi perché non ha portato chissà quanti bonus, e in questo momento scambio che si vede spesso è De Ketelaere per Vlahovic, o meglio, dar via Vlahovic per prendere De Ketelaere, un De Ketelaere che sta facendo adesso bene, però manca Lookman anche in Coppa d'Africa, quando rientra Lookman lo spazio per lui può restringersi, mentre lo spazio per Vlahovic sarà sempre lo stesso, titolare trequartista del Torino. Quarto nome, Rafa Leão, ragazzi, un Leão di cui vi lamentate tantissimo, voi, ma non solo, si lamentano i giornali, si lamentano le pagine Instagram, si lamenta chiunque di questo giocatore. Eppure, che cosa c'è da dire? Fino ad ora, nei parametri ci può comunque stare, ha fatto 3 gol, 5 assist in 16 partite, quindi 8 bonus totali in 16 partite, vuol dire che ha fatto un bonus ogni 2. Comunque ci possiamo stare. Ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più dopo una partenza validissima. Ha rallentato sicuramente. Perché ha rallentato, ragazzi, però? Perché ha avuto un problema, un infortunio muscolare, che è stato un grosso problema, un grosso limite per un giocatore con le sue caratteristiche, che fa della velocità, dell'atleticità uno dei suoi punti di forza. Quindi ha rallentato tanto, deve rientrare al meglio, io lo sto vedendo anche in ripresa, e mentre i giornali si soffermano sul dire che Leão non tira in porta in campionato da 5-6 partite, io vi dico che è in ripresa, e vi dico che siccome c'è questa campagna mediatica attorno, un giocatore che in questo momento si sta sottovalutando anche per gli scambi, tutti ve ne volete liberare e lo state proponendo in più e più scambi, in ogni video infatti c'è anche la domanda: con chi scambiare Leão? Leão è da scambiare? Che faccio con Leão? Ragazzi, ma che cosa volete fare con Leão? In questo momento, vista la concezione che c'è di lui, non ne vale la pena scambiarlo se lo avete. Al contrario, proviamolo a prendere, perché questo è il momento buono, perché si sta svalutando e presto potrebbe tornare il vero Leão. Il Leão che potrà fare tanti bonus per noi fantallenatori, anche perché era partito molto bene, perché nelle prime 11 partite aveva fatto 3 gol e 3 assist, quindi stava anche al di sopra del un bonus ogni 2 partite. Poi è calato a causa dell'infortunio che lo ha rallentato, ma è in ripresa, ragazzi, è in ripresa, come detto, prendiamolo ora se possibile. Ultimo nome di questo video, Andrea Pinamonti, altro nome presente in più e più scambi, che tutti volete cedere, volete liberarvi di questo giocatore, che però fino ad ora nel Sassuolo ha sempre giocato, e il suo ce l'ho anche fatto, perché ha fatto 7 gol in questo campionato e sta dimostrando quindi che nelle condizioni giuste un giocatore di saper segnare in Serie A.
lo stiamo vedendo quest'anno e l'abbiamo visto anche lo scorso anno, dove le condizioni giuste invece non c'erano. Quest'anno le condizioni giuste ci sono, ha fatto bene, i dati sono anche positivi, quelli dei tiri in porta, dei tiri a partita, è un giocatore che tira tanto in generale, tira anche in porta e può andare anche oltre quindi le aspettative. Noi ci aspettavamo infatti un 10 gol da un giocatore come lui, è già 7, potrebbe arrivare a un 12-13 gol all'interno di questo campionato e sarebbe quindi un qualcosa di molto positivo per lui. A mio modo di vedere le cose, fra i terzi slot in questo momento è una certezza. Una certezza che però non è considerata. In tanti volete scambiarlo e proprio per questo ve lo metto in questo video, fra i sottovalutati, perché in tanti lo state sottovalutando. Non lo state considerando per il giocatore che è, ovvero un validissimo terzo slot. Un terzo slot che volendo potremmo anche non girare, perché potrebbe essere benissimo il terzo slot fisso del nostro attacco, perché ha dimostrato di saper segnare alla Juventus, di saper segnare all'Inter, può segnare veramente a chiunque, Milamonti, anche perché il Sassuolo è una squadra che a livello offensivo produce veramente tanto, quindi non sottovalutare Andrea Milamonti, perché è comunque uno dei migliori terzi slot del nostro listone fantacalcistico. Bene ragazzi, per questo video è tutto, se non l'avete fatto lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!